Capita magari allo storico di essere mandato, di essere invitato in televisione, supponiamo, in un programma in cui gli dicono, non so, professore, ma allora le piramidi egizie, è possibile che siano state fabbricate dagli extraterrestri? E lo storico si affanna a dire no, noi abbiamo le prove, sono state fatte così e così. E poi il conduttore intervista uno seduto sulla poltrona accanto che invece sostiene che le hanno fabbricate gli extraterrestri. Dopodiché di solito il conduttore si rivolge al pubblico e dice: ecco, abbiamo sentito due opinioni, adesso ognuno può farsi la sua idea. A questo punto lo storico, in privato, perché nel frattempo la trasmissione è finita, gli hanno tolto il microfono, dà in escandescenze e ha ragione però a dare in escandescenze. Quindi secondo me io non vorrei giudicare darwinisti e antidarwinisti da quanto perdono le staffe rispetto ai loro avversari.